Thank you.
Questa era One More 12 Bars di Franco Cerri, un tema che raccoglie, diciamo, i più grandi cliché scritti sul blues. Adesso andiamo avanti con un brano di Gershwin che si intitola But Not For Me. Molto bene. Thank you.
Questa era But Not For Me. Adesso proseguiamo con facciamo Nika's Dream. Nika's Dream di Horace Silver, Nika's Dream. Thank you.
Thank you.
Vuoi forse che ti sposti quel microfono da lì? Non sento niente. Vuoi forse che ti sposti quel microfono da lì? No, va bene, così prendo un po' di tempo tra un pezzo e l'altro. Ok, ma raccontaci anche qualcosa se vuoi tra un pezzo e l'altro. Di personalissimo? Assolutamente. Raccontati come ci siamo conosciuti a Parigi. Ci siamo conosciuti a Parigi perché in realtà i nostri nomi si pronunciano tutti con l'accento parigino. E quindi ci siamo trovati lì a Parigi in un caffè e abbiamo deciso di fare questo trio proprio colti dall'ardore per questa meravigliosa musica che è il jazz. Questo no? È molto ingiusto nei miei confronti che ma c'eri anche tu a Parigi, non ti ricordi? Sì, no, infatti era ingiusto perché non mi stavate citando, però era ingiusto perché non mi stavate citando solo infatti, per quello. Infatti ringraziamo Leo. Grazie Leo per gli splendidi suoni e la diretta. È un piacere. Purtroppo devo dire a Pietro che è più o meno fantasma, perché sì, la colonna ti perché io suono ti cancella molto spesso, sì. Però esatto, ogni tanto compari, ogni tanto fai capolino. Ma l'importante è che si vedono le mani. Quelle esatto. Si vedono. Si vedono quelle e il pacchetto di tabacco sul rullante. Serve a asciugare il suono? Mi chiedevano del pacchetto di tabacco di Giovanni Doneda sul microfono, sì, sul rullante, e devo dire che colorisce molto il suono. Quindi grazie Leo per avermi fatto questa domanda. Assolutamente. È un piacere. Prossimo brano è un classicone. Ellington Strayhorn, si chiama Take the A-Train. Thank you.
Train. Minorone di minorone. Segment. Avrei fatto con Tony, l'hai fatto sicuramente. Allora, prossimo brano si chiama Segment di Charlie Parker. Buon ascolto. Pietro Gregoli alla batteria, Giovanni Doneda al contrabbasso. Attilio Costantino al chitarra. Thank you.
Ragazzi, abbiamo Mauro Renna GTR, che immagino stia per guitar e non per Gran Turismo Rally, probabilmente, visto il contesto, che vi dice grandi, veramente forti. Grazie Mauro. Quindi, grazie grande Mauro. Mauro, grazie mille. Merito loro. Pietro Gregori e Giovanni Doneda. No, Pietro, Giovanni Doneda, Pietro Gregori. Io sono Attilio Costantino. Thank you.
Pietro Gregoli alla batteria, Giovanni Donè dal contrabbasso per chi si fosse connesso adesso. Io sono Attilio Costantino, Leo, fonico, simpaticissimo e gentile. Grazie. E ce ne sono di persone che si sono connesse adesso e chiedono quando finisce il concerto. Lo so che rompiamo. Quella bella domanda che... Che ore sono? Non sappiamo. Sono le 20 e 21 in questo momento. Oh, fantastico. Che ora finisce il concerto? 7:30? Alle 9? Per le 9, sì. Le 9. Pietro dice alle 9, lui... Per le 9, quindi teoricamente per le 9 dovrebbe partire la jam session. Esatto. Accorrete numerosi. Dalle 9 alle 9 e mezza jam session. Esatto, mezz'ora di jam session, mi raccomando, accorrete...
nel vero senso della parola. Sì, esatto, se arrivate prima potete suonare, sostituire o me o quello, insomma, vuoi dire due cagate anche tu, dai. Dicevo che è sempre bizzarra questa interazione a distanza, sempre. Siamo su Twitch? Esattamente, è il punto Twitch. Forte di la mia prima volta questa comunicazione. Su Twitch, sì. Comunque, noi siamo qua belli belli in vetrina, quindi se dovesse arrivare qualche musicista volenteroso di aggregarsi a questa simpatica esperienza parigina, siete i benvenuti. Nella fattispecie lo domandava Sglorboffio. Sglorboffio. Non so se conoscete, magari... Sì, è il fratello di Pietro, il batterista, sì. Però lui non è nato in Francia come Pietro, quindi si conoscono anche poco. Cioè, per essere fratelli... non si può dire così. E comunque, nel mentre continuate a raccogliere pareri positivi, abbiamo Mariottide che vi dice magici. E Mariottide. Matteo Tranche, o Tranchi, non saprei, che dice bravissimi tutti, grande sound. Grande sound vuol dire complimenti al fonico, oltretutto. Esatto, quindi. Se sapete suonare bene è facile farlo. Comunque ci trovate qui in questa finestrella, noi siamo qui, sì, in questo piccolo angolo di Francia in mezzo al quartiere in Viale Bandinere. Caterina da Forlì 40, questo angolo di Francia. Caterina da Forlì, che va bene, già è quello, giustamente. Allora, ancora una volta, Pietro, Gregory, Attilio, Costantino e Giovanni Doneda, siamo qui per voi. Per voi, con questa esperienza... It's you or no one. Ok. Anche perché, allora, it's you or no one, dedicato a voi. Ah, esatto, domani saremo in diretta, non su Twitch, si può fare, fare propaganda laterale. Prego, marchettate senza problemi. Saremo in diretta a Loft 61, in quartetto. Questa... Oh, grazie mille. Ha detto super, guardandomi negli occhi, complimenti veri. Quindi c'è un pubblico, però contribuite. Domani saremo in diretta al Loft 61 e saremo in quartetto con il bravissimo Luigi Urtis al pianoforte. Ciao Luigi, se ci stai vedendo, ciao. Lui lavorava nel bar di Parigi. Esatto, lui era il cameriere che ci ha servito questi fantastici espresso a 6 euro. Erano falafel, ma eravamo a Parigi. Eravamo a Parigi, dice, stavamo mangiando i falafel. Vabbè, io non ricordo. Io non riesco più a capire dove state dicendo cazzate invece. Ma è questa, anche quando si suona è così, no? C'è il confine, è labile. Un labile confine. Come dici? Stiamo esprimendo cazzate ma vere. Non so se mi dissocio dalla parola cazzate su Twitch. Mi dissocio. Comunque, sì, cazzate vere. Cazzate vere. Comunque dico un'ultima cazzata prima di suonare il prossimo brano. Io ho subito notato questa tua impostazione del microfono che denota un certo tipo di approccio alla cosa. Denota spigliatezza. Come io vi ringrazio e adesso suoniamo It's You or No One. Grazie. Alla salute. Thank you.
It's you or no one. E ma c'è qualcuno che interagisce con noi? Nessuna più interazione per il momento. Prima mi sono perso Fra Blusara che mi diceva bravi. Francesca pagata, non vale. Va bene. Vabbè, comunque vi esortiamo a interagire. Interagite perché sennò interagite. Votate il vostro musicista preferito. Attenzione, sempre Slorboffio che ritorna con un grandi. Grazie, puoi dirmi esattamente Slorboffio? Sglorboffio. Sglor. Diciamo Slorboffio di Palesari. Attenzione, Slorboffio. Slorboffio. Chi sei, Slorboffio? Slorboffio, chi sei? Ha una domanda lui in realtà. Dice, ma se non fossi mai venuto a una jam nella mia vita? Allora, se non sei mai venuto a una jam della tua vita... Ti consiglio vivamente di non andarci mai. Verrai solo criticato per le tue abilità strumentali e anche per le tue sembianze fisiche. Okay, Sglorboffio, se sei uno sglorboffio, non essere uno sglorboffio con noi. Ciao. Allora, la cosa bella è che la sua domanda successiva era: questa sarebbe una buona occasione, punto di domanda. Ma c'è Pietro che è in vena di cioè è proprio cattivone, quindi digli di venire Slorboffio. Non c'è la polizia del jazz, questo è vero, perché altrimenti noi non ok, quindi essere... può essere una buona occasione questa. Sì, sì, può assolutamente essere una buona occasione, anche perché diciamo che dobbiamo rivelare che questa posa del microfono di Pietro non viene dal nulla, ma da da un background non solamente, non puramente jazz, quindi comunque siamo aperti a qualsiasi tipo di esperienza sensoriale. Ma ti chiediamo che cosa suoni, cosa canti, che cosa ci porti. Qual è il tuo strumento, Sglorboffio? Che risponde succoso alle vostre... Succoso. Suona la chitarra. Ah, perfetto. Ecco, i chitarristi sono facilitati alle jam session perché... Non per so. Quale motivo? Non saprei, forse semplicemente per abitudine, perché sono tanti e arrivano. Sì, no, generalmente no, i chitarristi forse sono quelli che si scannano di più perché... Sono quelli più odiati. Invece solitamente i bassisti non ci sono mai. I batteristi invece sarebbero in difficoltà perché Pietro, magari qua dalla ripresa non si percepisce mai mancino, quindi... Dalla voce. Sì, dalla voce forse si è capito che è mancino. Si sentiva. Mezzo francese, è ambi francese e ambi mancino. Ambi destro, ambi mancino, quindi sì. E nulla, quindi siamo veramente aperti a qualsiasi tipo di esperienza musicale, quindi non siate timidi, ma soprattutto interagite il più possibile con noi anche tramite questa piattaforma web, perché l'interazione reale qua scarseggia, quindi sì, Pietro dice perché sì, quindi è così. E poi soprattutto sto sfoggiando questo nuovissimo gioiello che è una sorta di piccolo contrabbasso. Dobbiamo ringraziare Attilio che me l'ha regalato. Ah, è stato sì, sì. Generoso da parte sua. E questa è la prima volta che lo suono in un concerto, quindi mi sto trovando benissimo. Sì, in Marocco. Diciamo tra gli altri acquisti abbiamo trovato anche qui. Sì, sì. Vi saluta anche Andy FN4. Ah, e comunque tutti questi. Pietro dice che sei un grande. Guardo in camera per dirti questa cosa. Grazie, adesso un brano molto, no, non così tanto,
però abbastanza, un brano di Fats Waller, si chiama Jitterbrug Waltz, è un valzer. Thank you.
Schitterbrug Vals, grazie. Grazie. Bene. Facciamo... Facciamo The Gypsy's Jumping. Se no cos'è che c'è di alto, scusa? Quello dietro cos'è? Jeep. Un vecchio brano suonato da Johnny Hodges, con cui ci salutiamo, mi dice Giovanni giustamente. No, a meno che non sia, che non arrivi qua. A meno che, aspetta un attimo. Come si chiama Sbromflix? No, ma perché è uscito di casa? Slorboffio. Slorboffio non è più tra noi. Speriamo stia venendo alla Jam. No, altre interazioni per il momento non ne abbiamo. Va bene, ragazzi. Ribadiamo a... Vabbè, questo brano lo dedichiamo a Slorboffio, quindi nell'attesa della sua venuta. Grazie. Grazie. E The Jeep is Jumping. Pietro Gregori alla batteria. Giovanni Doneda al contrabbasso. Attilio Costantino alla chitarra. Bravi tutti. Grazie. The Jeep is Jumping. Thank you.
Slorboffio, dove sei? Non ti vediamo, non ci sei. Non c'è. Prendiamo una pausa. Non verrà trasmesso Slorboffio, quindi se lo interrompiamo. Beh, noi possiamo rimanere. Ah, domanda. Questo era quindi. Era davvero l'ultimo pezzo? Questo era davvero l'ultimo pezzo? Ma perché noi senza Slorboffio lo chiede qualcuno oppure lo chiede. Allora, non lo chiede ufficialmente, però Mariottide manda una sequela di emoji con strumenti musicali, esplosioni e bombe che io penso possano essere interpretate come una richiesta di un bis. Poi libertà di interpretazione. No, cioè, vorremmo sapere se queste persone ci conoscono oppure no. Vorremmo sapere se ci conoscete, se vi conosciamo oppure se tutti bravi dietro la nota. Esatto, no, perché così bravi. No, la sfida è questa: se ne avete, raccontate degli aneddoti privati sulle nostre vite, magari sul periodo francese, famosissimo periodo francese. Cosa ne pensate di questa atmosfera parigina e del nostro incontro? No, non siamo in un dehors, questo è proprio un interno. Ti piacerebbe essere in un dehors? Comunque hanno acceso le lucine a LED fuori che danno un po' quel tocco di Francia. Sì, sì, francese, molto francese. Dehors francese. L'atmosfera si è imparigita, se si può così dire. Impariginita. Quindi niente, senza sglorboffi e senza aneddoti personali, noi siamo un po' a corto di benzina per continuare. Ma raccontateci voi un aneddoto personale. Non so, ad esempio, no, noi non raccontiamo i nostri aneddoti. Quando si è rotta la tua prima corda di contrabbasso? Si è mai rotta una non corda del tuo contrabbasso? Corda di contrabbasso? Temi il momento in cui potrebbe rompersi la corda del contrabbasso? Una volta mi si è rotta una corda di basso elettrico e ho rischiato un occhio, perché mi ha tirato una bella frustata. Comunque queste corde sono molto spesse, non so se avete presente quelle collane da tamarro, sono più o meno di quello spessore lì. E quindi quando c'è anche una... Sì, ci sono, ma perché tu abiti troppo in centro non le vedi certe cose. Eh sì. E già iniziamo con gli aneddoti privati, eh. Comunque la tensione di queste corde, oltre allo spessore, è pericolosa, perché comunque si spezza questa roba, ti arriva una frustata in faccia che... Quindi temi quel momento? Sì, sì, lo temo assai. Si sa di qualche contrabbassista che abbia perso questa è un'ottima parti domanda. Del corpo in seguito a una rottura? Pietro ci racconterà questa storia. Prego Pietro. Praticamente quando eravamo a Parigi con Dave Holland, stavamo suonando con lui e niente, gli è scoppiata una corda in faccia. Noi abbiamo anche riso e Dave Holland se n'è andato nel suo albergo e non l'abbiamo più visto. È stata l'ultima volta che avete suonato assieme, giusto? Sì, è stato l'ultimo concerto che abbiamo fatto con Dave Holland. Sì, 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 sì. Comunque è stato molto bello. È stato molto bello. Abbiamo fatto il tour di Parigi, il tour di Parigi, poi il tour del Marocco con lui. Abbiamo consumato delle sostanze, abbiamo incontrato Giovanni. Abbiamo scoperto l'acqua, come dice Giovanni. La famosa scoperta dell'acqua. Che... Sì, a Parigi ci è piaciuta l'acqua, particolarmente. Acqua che in francese, ricordiamo, si dice... Io adesso vorrei dissociarmi dal trio, però, in questo momento, perché...
Va bene. Lo, l'acqua in francese si dice o, cioè che è la cosa più italiana che può esistere. Oh. O. Neanche e, o proprio. Un po' tipo di e. Sì, quello che avevamo fatto con Dave Holland a Parigi. Quello che avevamo Così era un blues. Era un blues con Dave Holland. Allora facciamo facciamo blues Water Blues di Dave Holland, ok. Allora Water Blues di Dave Holland, grazie. Water Blues. Grazie a voi. Thank you.
grazie. Va bene così, va bene. Stiamo registrando, è in diretta, siete in diretta. Eurovisione. C'è dietro Amadeus che sta... Ci sono saluti a svariate mamme qua. Esatto, quindi saluti. Anche noi non suonavamo dal vivo. Venite a dire due stupidate. Niente, volevo solo dire una cosa, ma state riprendendo sul serio. Sei in diretta su Twitch. Ciao ragazzi, è un grandissimo piacere, sono all'incirca veramente 6 o 7 mesi che non sentivo musica dal vivo. Mi fa piacere che l'arte stia riprendendo, di essere qui a sentire un concerto. Stanno riprendendo i teatri, stanno riprendendo i concerti ed è meraviglioso. E quindi sono molto felice di essere qui e niente, speriamo che ci siano tantissime altre serate così. E adesso suonate, eh. Adesso abbiamo finito, adesso abbiamo appena finito. Vi ringraziamo, mi dispiace. Abbiamo appena fatto un bis, un brano dei... Dai, facciamo un bis. Che bis volete fare, dai? Facciamo... Facciamo Broadway, dai, che non l'abbiamo fatta. Ok, questo è foro, però. Tico A. Broadway, William Henry Woody, Broadway. Tico A. Grazie mille. Questi sono i miei due nomi. No, scherzo. Io sono Attilio Costantino alla chitarra, Pietro Gregori alla batteria, Giovanni Doneda al contrabbasso. Grazie a voi, siete un fantastico pubblico. Broadway. Tico.
Sei tu. È arrivato Slorboffio. Yes. Vieni. Vieni subito. Grazie. Ricapitolando. Pietro Gregori alla batteria, Giovanni Doneda al contrabbassino, Attilio Costantino alla chitarra, nome reale questa volta, Giorgio alla chitarra, in arte Slorboffio. Vuoi suonare in trio? O vuoi suonare in quarto? Se vuoi ti lascio questi fantastici musicisti. È incredibile, ragazzi, dalla chat di Twitch alla realtà, qui di fronte a noi. Come, scusa? Locomotive? Non l'ho mai suonato. Hai il treno qua vicino? Il treno? Sì, hai la locomotiva, zio. Ah, eh? No. Va bene, vai, ciao. Ti rubo la posta? Certo, vieni. Sì. La chitarra rotta. Thank you.
L'ora esatto, è l'ora di chiudere la diretta, o meglio, di passare la diretta sul canale di Cubilab, dove ci sarà il concerto degli altri ragazzi della corte, e dove racconteranno appunto un pochettino di questa realtà della corte Jam. Quindi, ringraziamo nuovamente il nostro trio francese per essere stati qui con noi quest'oggi. Grazie a te. E Pietro? Giorgio. Giorgio, grazie mille a Giorgio, Giorgio per questo incredibile accadimento del passaggio dalla chat alla realtà nel giro di 25 minuti, una cosa mai successa prima. E non si è morto. Ringraziamo anche John De Martino che ha permesso a questo trio francese di suonare qui. Ringraziamo il The Bank e grazie mille, alla prossima. Ciao. Grazie a tutti.